mezzogiorno di fuoco. Io qualcosa sull'epatite C l'ho imparata, ma ora ho fame. Incredibile. Abbiamo trovato uno dei paesi più deserti del centro Italia. Vabbè, tranquillo, tanto Mario ha già trovato un ristorante perfetto. Sì, Beh, è andato male. Ci pensa Mario. Fai di tutto, ci metti l'anima, ma non sempre le cose vanno come avevi programmato. Fare il medico è un mestiere complicato, non c'è paziente uguale all'altro. C'è chi vuole il tu e chi si irrigidisce se non gli dai del lei. Rispettare la psicologia del paziente è il primo passo. Le persone che hanno HIV ed epatite C, come Rodolfo, vivono tra mille incertezze. Le pazienti giovani, come Alice, hanno grandi progetti, ad esempio la maternità, e sono determinate a realizzarli. I pazienti come Simone, con una seria insufficienza renale e in dialisi, sono tra i più difficili. L'HCV sottrae loro energie per gestire la patologia. Chi ha qualche anno in più, invece, come Mario, e spesso prende già diversi farmaci per le malattie della sua età. Oggi le terapie durano in media 12 settimane e hanno effetti collaterali minori rispetto a quelle di vecchia generazione. Il nostro impegno adesso è lavorare a testa bassa per riuscire a curare i pazienti. Poter disporre di farmaci ben tollerati significa poter gestire i pazienti fragili, quelli che hanno altre malattie, o con un sistema immunitario debole. Perché guarire dall'HCV oggi si può. E si deve.